Amiche e amici di Radio.Nuovo, buongiorno, ben ritrovati da Alessandro Montano per questo nostro nuovo appuntamento con le due ore di sport di Radio.Nuovo. Sono le 13 in punto, con me Giovanni Annunziata. Ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci, eccoci. Ascoltatori che sollecitiamo al 380 127 2000. Oggi tante novità, tante notizie, perché ne parleremo subito già dalle primissime battute con Giovanni, che adesso ci porterà al telefono anche il collega Bruno Maiorano del Mattino, perché dalle colonne del noto quotidiano campano c'è il dietro front Mertens sulle cifre richieste al Napoli per il rinnovo che a questo punto si rinnova, pardon per il gioco di parole, ma si rinnova per il Napoli, si rinnova per Mertens. C'è la possibilità di riavvicinarsi tra le parti? Questo è il grande punto interrogativo al quale proveremo a rispondere sin dalle primissime battute di questo appuntamento di Punto Nuovo Sport Show. Poi tante le novità, parleremo ovviamente anche di Salernitana, perché c'è l'affare Cavani che potrebbe esplodere nel giro di un paio di settimane, di qui a fine mese, già dai primi di luglio potrebbe succedere qualcosa di importante in chiave Granata. Chiave Benevento invece dalle 13.40 ci tornerà a trovare l'amico Massimiliano Mogavero, che ci darà anche una mano nel capire che tipo di mercato ci sarà per la Strega, che tipo di mercato ci sarà per il DS Foggia e Mister Caserta. Poi nella seconda ora parleremo anche un po' di calcio, finalmente, non solo di calcio mercato, perché poi tra un po' si partirà anche e soprattutto con il ritiro di Di Maro Folgarida, ma anche tante novità. Però facciamo così, facciamo un po' di ordine, diamo il ben ritrovato al nostro primo ospite, un piacere dargli il buongiorno, Bruno Maiorano del Mattino. Ciao Bruno. Ciao, buongiorno a voi. Novità Mertens, che questa mattina ha calamitato l'attenzione di tutte le prime pagine, anche dei siti specializzati, soprattutto dei tifosi del Napoli. Sì, è una novità tutta dal fronte Mertens, ovviamente, perché poi bisognerà capire anche quelle che saranno le reazioni del Napoli. In questo momento si tratta di idee da parte di Mertens, dettate anche un po' dal fatto che dopo essersi guardato intorno si è reso conto che in questo momento sarebbe alquanto difficile trovare altrove le condizioni contrattuali che inizialmente ha chiesto al Napoli, quindi insomma si è reso conto che forse è il caso di scendere a più miti consigli e provare a trovare un accordo con il club azzurro. Bruno, va parlando di cifre, Mertens adesso a quanto sarà disposto a scendere? E soprattutto il Napoli eventualmente a quanto riuscirà ad arrivare? Ma il Napoli sicuramente non si muove dalla sua idea iniziale, che era quella di ridurre sensibilmente l'ingaggio del giocatore, e soprattutto andare a capire quelle che sono le cifre viste legate ai cosiddetti bonus alla firma, le commissioni per gli agenti, per tutta una serie di postille che poi sommate tra di loro vanno a fare una cifra che supera i 4 milioni e mezzo di euro. Quindi insomma penso che per almeno 2-3 milioni si dovrà togliere qualcosa, e sui 2 milioni, massimo 2 milioni e mezzo comprese anche le commissioni, si potrebbe poter trovare un accordo. De Laurentiis è andato a casa sua, De Laurentiis ha fatto quel tweet con il figlio che sembrava praticamente cosa fatta, ma da parte del Napoli c'è stata un'offerta oppure non è mai arrivato nulla? Allora, il Napoli ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità, tant'è vero che tre mesi fa raccontavamo di un grosso avvicinamento tra Mertens e il Napoli, ma anche tra il Napoli e Mertens. Poi evidentemente si deve essere internato qualcosa ed è arrivata la richiesta spropositata da parte di Mertens. Spropositata non tanto perché l'abbia fatta al Napoli, ma perché l'abbia fatta in assoluto. Perché onestamente faccio fatica a pensare a un top club di un top campionato che possa offrire a Mertens i soldi che ha chiesto al Napoli. Bruno, in questi 9 giorni, ed è anche la domanda che ci gira Mario da Bacoli al 380 127 2000, si arriverà ad una risposta, si arriverà ad un ok, oppure c'è il rischio che l'affare Mertens-Napoli si prolunghi anche nella nuova stagione? No, questo mi sembrerebbe strano, per il semplice motivo che
se Mertens resta, resta per giocare o comunque per avere un ruolo importante e centrale nel progetto tecnico. Se Mertens non resta, va sostituito, e per quanto l'Europeo sia stato già individuato come l'erede, già designato, no, di Mertens, sì, devi poi andarlo a prendere, e quindi poi non è che hai tutto il tempo del mondo per poter chiudere l'operazione. Un altro paio prima di salutarti, volto pagina, mi sposto anche su Kalidou Koulibaly, che non sta entrando nella sua scadenza di contratto, ma sta entrando nel suo ultimo anno di contratto. Anche lui è uno di quei temi che sta monopolizzando l'attenzione dei tifosi del Napoli. Novità sul fronte Koulibaly si registrano oppure bisogna ancora attendere un altro po'? Allora, in questo momento no, anche perché in questo momento l'agente di Koulibaly ha impegnato per chiudere l'operazione italiano il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina, quindi in questo momento Ramadani è impegnato su un altro fronte. È pur vero che abbiamo scritto e abbiamo detto che Koulibaly aspetta di tornare alle vacanze per incontrare il suo agente, per incontrare il Napoli e eventualmente mettersi seduti e parlare di futuro. Bruno, però esce Insigne, potrebbe uscire Mertens, Ospina, Koulibaly in forse, ma che Napoli si sta formando? Il Napoli ha già preso due giocatori importanti, Kvaratskhelia e Oliveira, che non solo sono due giocatori importanti, ma vanno sostanzialmente a coprire due vuoti che sono stati lasciati dalle partenze di Insigne e di Gulam. Poi ovviamente a partenza seguirà un ingresso, quindi se Mertens non dovesse rinnovare arriverà Deulofeu, se Politano dovesse andare via si proverà a prendere Bernardeschi, se dovesse andare via Fabian si proverà a puntare su Barak e via dicendo. Staremo a vedere. Intanto Bruno, grazie mille davvero per aver aperto la nostra trasmissione. Ciao, grazie a voi. Buon lavoro al collega Bruno Maiorano del Mattino. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, voglio ringraziare il collega di tuttomercatoweb.com Marco Conterio, che abbiamo sentito nella mattinata. Abbiamo anche provato a sentirlo poi nell'arco delle nostre due ore, però per impegni alla fine ci ha lasciato giusto qualche info da riportare a suo nome, perché secondo quanto raccolto dal collega Conterio ci sarebbe stato un contatto più o meno ufficiale da parte del DT Marino dell'Udinese per far inserire attraverso l'entourage dello stesso calciatore Zerbin nell'affare Udinese-Napoli per Deulofeu. È qualcosa che ancora deve essere registrato ad un certo livello, però è qualcosa che possiamo già iniziare a registrare. L'Udinese ha un forte interesse per Zerbin, che, come ha messo anche dal suo agente Furio Valcareggi nelle scorse settimane ai nostri microfoni, ha tanti estimatori, non solo in Serie B, soprattutto in Serie A. C'è il Verona che lo ha chiesto, c'è la Cremonese che lo visiona, c'è anche la Salernitana che un pensierino ce l'ha fatto, e occhio anche soprattutto adesso l'Udinese, che ha sempre un istinto molto ben sviluppato sui ragazzi giovani come Zerbin. È vero, 23 anni, però veramente in rampa di lancio, una storia che magari può partire con qualche anno di ritardo, ma con grande attenzione. Grande attenzione anche per Kim Minghye, il difensore del Fenerbahce, sempre secondo quanto rivelatoci da Marco Conterio poco prima di andare in diretta. Attenzione, perché il Napoli potrebbe incontrare a breve l'entourage del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un meeting, un primo summit tra gli ambasciatori del Napoli e l'entourage del difensore coreano, a differenza di Østigard, che il Napoli sta cercando di fare come quarto difensore a priori, come operazione un classe 99, 5-6 milioni, lo piazza lì in rosa, può crescere, può far bene. Il difensore coreano Kim Yang-ye invece sarebbe un nome che andrebbe un po' a prendere l'eredità di Koulibaly, con tante incognite, con tanti punti interrogativi, così come spiegato anche per Lukumi del Genk, però sono nomi che vanno parametrati ad un possibile addio di Kalidou Koulibaly. Andiamo avanti però con la nostra scaletta, tra un po' anche con il collega Marco Piccari di Tutto Mercato Web, perché ce ne sono di cose da dire, ce ne sono
cose da approfondire. Intanto io vi ricordo il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi, soprattutto vi ricordo che il Napoli è forte anche su Nández, calciatore che il Napoli segue in realtà da molto tempo, non solo nell'ultimo periodo, ma Nández è uno di quei pallini di mercato che Giuntoli conosce molto bene e che con adesso la retrocessione del Cagliari rischia di andare via anche ad un prezzo di saldo. Poi staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà, cosa si svilupperà, però è un nome che piace, magari non ha più quella concorrenza, quella fila alla porta che c'era fino a gennaio, quando anche l'Inter sembrava molto sul pezzo. Però attenzione al Napoli su Nández, che è un calciatore che potrebbe tornare utile. Faccio fatica poi personalmente a capire in che zona del modulo e che zona del campo, però staremo a vedere. Intanto ben ritrovato al collega Marco Piccari, Tutto Mercato Web. Ciao Marco. Buon pomeriggio, un saluto a tutti, ben trovati anche a voi. Marco, leggo il tuo tweet perché ci ha fatto anche un po' sorridere nel senso positivo del termine. Se Mertens si taglia lo stipendio e rimane al Napoli, diventa il mio idolo. Dai Ciro, fallo, manda un messaggio diverso in questo calcio. Ma guarda, io ho letto questa mattina, ma a parte che ne abbiamo parlato anche noi in radio, io sono stato insieme a, cito anche Simone Braglia, tra quelli che abbiamo invitato proprio Mertens a fare un passo verso la società, ma non perché dobbiamo difendere qualcuno o qualcosa, perché penso che in questo momento un segnale debba arrivare anche dai calciatori, soprattutto da chi è stato tanto tempo al Napoli, ha fatto benissimo, si è legato molto con la città, con i tifosi. Credo che in questo momento, dove praticamente si sta parlando molto della sostenibilità e dove comunque delle società hanno mandato dei segnali in questa direzione, i giocatori che comunque hanno fatto un lasso della loro carriera importante con la rispettiva squadra, a questa età possono anche, diciamo, io non ci vedo nulla di strano se... Però mi sa che abbiamo perso un attimo il collegamento con Marco Piccari, è venuto un attimo meno la telefonata con il collega Marco, allora lo recuperiamo subito. Intanto attenzione anche alle parole di Gianluca Gaetano, che ha rilasciato una lunga intervista stamane al Corriere del Mezzogiorno ai microfoni dell'amico Ciro Troise. Sono più maturo, più responsabile grazie all'esperienza qui a Cremona, anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere, in ritiro andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia, il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli. Dove mi vedo nel 4-2-3-1 di Spalletti, risponde Gaetano, preferirei stare nei due in mezzo al campo, ma sono a disposizione dell'allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste. Insigne, posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un'ora prima e andando via sempre un'ora dopo. Con questo atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie. Intanto abbiamo ritrovato Marco Piccari. Marco, rieccoci, stavi completando il ragionamento. Scusate, caduto in linea. Prego. Lo vedo come una cosa, sarebbe un bellissimo gesto, ripeto, non perché bisogna accontentare la società, è chiaro che le società scelgono una strada, in questo momento mi sembra un po' tutte stanno cercando la famosa sostenibilità, il Napoli ha scelto una strada, poi può essere condivisibile o meno, però ecco, un giocatore che ha 35 anni, è stato tanti anni al Napoli, si è legato in maniera forte con la società, con i tifosi, potrebbe compiere un passo in questa direzione. Non ci vedrei niente di strano, non lo vedo come una mancanza di rispetto, perché sai, molti dicono, ma come si fa ad un giocatore che ha fatto tanti anni, ha segnato la storia, a offrire un ingaggio ridotto? Io credo che ci sta tutto in questo momento. Un calciatore a 35 anni che non ha tantissimi anni di fronte di carriera e che non è, comunque, con tutto il rispetto, non sarà la prima scelta del Napoli il prossimo anno, ma un elemento importante per poter, diciamo così, competere in Champions e in campionato. Quindi io la vedo come una cosa bella e spero che Mertens la faccia, ecco. Ma alla fine, se dovesse partire Mertens, uno come lui, il marcatore, il miglior marcatore della storia del Napoli, come si sostituirebbe? Ma non è facile, però devi comunque pensare che il giocatore non è più giovanissimo, quest'anno ha fatto bene entrando spesso dalla panchina, quindi il Napoli deve anche progettare qualche cosa
di diverso, quindi può trovare qualcuno, può investire su alcuni giocatori, sto leggendo alcuni nomi, non so, è difficilissimo sostituire uno che veramente ha fatto non bene, benissimo, però bisogna pure ripartire. Io credo che il Napoli debba comunque voltare pagina, questa è una squadra che ha dato tanto, un gruppo che ha spinto, che è arrivato vicinissimo allo scudetto, non ci è riuscito. Ha bisogno comunque di forze nuove, di gente anche con motivazioni più forti, quindi credo che sia giusto ripartire. Se Mertens rimane potrà aiutare questi ragazzi, magari questi nuovi che arriveranno, a dare una mano. Se va via bisognerà trovare giocatori, ripeto, con caratteristiche magari diverse, che possono anche sostenere e aiutare Osimhen nel cercare di migliorare la sua fase realizzativa. Però sai Marco, nel corso dell'ultimo finale di stagione anche le parole di Mertens e Spalletti dopo la goleata rifilata al Sassuolo, quel dibattito anche un po' a distanza, lo stesso De Laurentiis che poi nelle uscite in conferenza stampa, quelle di presentazione al ritiro, ha fatto riferimento ad alcuni calciatori che quando non troppo coinvolti tendono a fare qualche problemino nello spogliatoio. C'è tante piccole frecciate, tante piccole bottarelle date lì alla figura di Mertens, tra il detto e il non detto, che potrebbero nascondere anche una necessità di rivoluzionare tecnicamente questo Napoli, che si lascia alle spalle le colonne degli ultimi cicli, e quindi Insigne, e quindi Goulam, e quindi anche Koulibaly, quindi anche Mertens, e nasconderlo un po' dietro una rivoluzione economica che sì, è necessaria, si parla tanto di sostenibilità, dicevi anche tu, però poi alla fine dai 2,4 milioni a De Lofeu, quindi tutto sommato stai facendo considerazioni tecniche più che economiche. Sì, ci può stare, però De Lofeu è più giovane di Mertens, quindi che tu in questo momento gli puoi dare qualcosa in più, perché in prospettiva comunque ti può garantire cose diverse, ci può anche stare. Di investire qualcosa in più su Mertens. Io credo che sia un giocatore che ripeto ha dato tantissimo, può rimanere in questo Napoli e aiutare moltissimo Spalletti, aiutare anche i giocatori abbassandosi l'ingaggio. Credo insomma che con tutto rispetto insomma non credo che abbia grandi problemi, no, da questo punto di vista. Quindi secondo me sarebbe un bellissimo segnale per dare una mano, continuare, cioè cosa va a fare Mertens da un'altra parte, ho letto insomma in campionati persino il Brasile, di Dio. Dai, in Brasile, ho letto Turchia, ma insomma, ma anche da altre squadre in Italia, onestamente, chi è che ti dà un ingaggio di quel tipo? Non certo la Lazio, che forse credo era la più interessante. Ma è impossibile, quindi è una cosa che ho subito escluso dal primo momento in cui ho letto questa cosa, che poi uno faccia l'associazione perché c'è Sarri, un altro discorso, ma così come da altre parti, quindi... Ripeto, per me Mertens in questo momento, se fa questa cosa, rimane, darà una mano. Cioè, mi rifiuto di pensare che un calciatore del genere poi rimane e fa problemi dentro uno spogliatoio. Dai, non posso immaginare una cosa del genere. Credo che se lui faccia un gesto del genere, rimane e darà una mano al gruppo. Per salutarci, Marco, conosci molto bene l'ambiente della capitale. Spalletti, che anche nella sua ultima uscita mediatica, la sua festa, la sua tenuta, ne ha dette di cose, tra le righe. Ma sarà un secondo anno di pace, di tranquillità, di serenità, di amore con De Laurentiis? Questa è una bellissima osservazione, ne stiamo parlando anche noi da tanto tempo e ti devo dare un po' di giorni, soprattutto dopo l'uscita ultima di Spalletti, e io qui ho qualche timore, devo essere sincero. Anche questa contrapposizione con le parole del presidente, le parole dell'allenatore mi fa pensare molto. Speriamo, perché io credo che lui sia un ottimo allenatore e il Napoli ha la possibilità di ripartire con un nuovo ciclo, mantenendo praticamente alcuni capisaldi di questa squadra. Però ecco, questa è la cosa che sinceramente mi preoccupa un po' di più dei giocatori che possono arrivare o delle scelte di alcuni calciatori. Ecco, questa cosa qui, io ci leggo un po' di lontananza tra i due, anche negli obiettivi, anche nelle parole fatte sui portieri. Sinceramente questo è più preoccupante, vediamo un po', perché Spalletti è un tipo un po' bravissimo allenatore e a me piace tantissimo da sempre, però purtroppo il lato caratteriale è forse uno dei suoi limiti enormi che si porta dietro. Staremo a vedere. Marco, intanto buon lavoro, in bocca al lupo anche per tutto il lavoro che fate con Maracanã, tutto Mercato Web. Grazie. Un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a voi e naturalmente un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie mille a Marco Piccari. Tra pochissimo continuiamo a parlare di Mertens, Koulibaly, soprattutto parleremo anche di Aurelio De Laurentiis. Si parla tanto di Koulibaly, si parla tanto di Mertens in questi giorni. Ieri vi abbiamo fatto anche ascoltare le sue parole dal Rigatoni Beach Club di Formentera. Si parla anche e soprattutto di Matteo Politano, che verrà multato dal Napoli per le dichiarazioni rilasciate appunto a Sport Italia, dove si trovava in vacanza in questi giorni e quindi è stato intercettato poi dall'amico Tancredi Palmeri. Il calciatore non era autorizzato a parlare e dal regolamento riceverà una multa, così il Corriere dello Sport riporta nell'edizione di stamane. Corriere dello Sport che poi aprirà una pagina importante nel corso della nostra seconda ora con il collega da Bologna Giorgio Burreddu, poi anche con Fabio Mandarini faremo un po' il punto tra Svanberg e Fabian Ruiz, perché la staffetta lì a centrocampo può accadere, staffetta in casa Napoli che chissà se accadrà tra Mertens e De Lofeu, staremo a vedere. Intanto diamo il ben ritrovato ad un amico, all'agente Antonio Taiano. Ciao Antonio, eccoci. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Antonio, Napoli che sta ragionando molto sul suo futuro. Prima eravamo con il collega Marco Piccari che ci faceva l'esempio di come nel calcio moderno si parli sempre tanto, forse anche troppo, di sostenibilità, e il gesto di Mertens, quello di ridursi l'ingaggio pur di restare a Napoli, potrebbe essere un gesto molto bello. Non dico poetico, non dico romantico, perché sono termini esagerati nel calcio moderno, ma sarebbe comunque un gesto importante. Ci stiamo raccontando una favola, oppure Mertens può restare a Napoli anche per una questione di sentimento, non solo di cifre? Ma ragazzi, io in tutta franchezza, considerando l'amore professato da Mertens per Napoli, io mi sarei aspettato un'altra cosa, no? La riduzione dello stipendio. Io mi sarei aspettato una dichiarazione pubblica: presidente, io firmo, metti tu l'importo. Io mi sarei aspettato questo. E credo che il presidente sarebbe andato molto in difficoltà in una situazione del genere. Vero, verissimo. Vengano situazioni di questo tipo, che pur di rimanere nella piazza e con i tifosi, con cui vivono momenti importanti, belli e straordinari, si riduca lo stipendio. Ma non ci vedo nulla di anomalo, anzi, credo che sia una cosa bella. Antonio, non dovesse restare Mertens, se alla fine non dovesse arrivare questo accordo tra le parti, De Olofeu sarebbe tecnicamente il giocatore giusto per sostituire il belga? Facciamo un discorso tecnico, io 100 volte De Olofeu in alternativa a Mertens. Mertens, con tutto il bene che gli vogliamo, con tutti i risultati straordinari che ha dato, il contributo che ha dato al Napoli in questi anni, però oggi è un calciatore di 35 anni, voglio dire. È chiaro che se facciamo un discorso tecnico, non c'è, per me non c'è partita. Non c'è partita anche sulla questione invece, il trattamento, mettiamolo così, come è stato trattato Dries Mertens, come è stato trattato anche Lorenzo Insigne, non c'è stata neanche l'albo e l'alba soprattutto di una trattativa. Con Mertens quantomeno c'è stata la fuga a casa, c'è stato un po' anche di telenovela, un po' di cinema con De Laurentiis. Si è sempre fatto un po' chi figlio e chi figliastro tra i due? No ragazzi, non io di queste cose, di questo ho sentito dire, di questo si è detto, bisogna capire e sapere bene cosa si sono dette le parti, e noi non ne siamo a conoscenza. Noi non sappiamo quando si sono incontrati, se si sono incontrati, quante volte si sono eventualmente incontrati Mertens e il presidente, no? Altri calciatori. Io ho vissuto esperienze, quindi vivo esperienze dove ci sono due mondi paralleli, uno è quello che avviene, l'altro è quello che si ipotizza, a volte in modo corretto, a volte in modo più o meno corretto, a volte completamente disattesa la verità, per cui io sono abituato a ragionare con i fatti. Io non so Mertens e il presidente cosa si sono detti nel momento in cui si sono incontrati, quindi faccio fatica a parlare di questo. L'unica cosa certa è che se Mertens vuole restare, se il presidente desidera che Mertens resti, devono trovare un punto d'incontro, altrimenti ognuno andrà per la sua strada, ed è normale in un calcio come questo.
Nel frattempo il Napoli inizia a voltare pagina, almeno per quanto riguarda altri ruoli. È arrivato Kvaratskhelia, è arrivato Olivera, sono i due praticamente già ufficializzati, ma sono i colpi giusti per rinforzare i reparti in cui ci sono state appunto due partenze importanti, soprattutto quella di Insigne. L'anno scorso un anno intero a dire che al Napoli mancava un esterno basso a sinistra, il solo Mario Rui non riusciva a dare il contributo che ci si aspettasse. Goulam oramai faceva fatica e quindi credo che il Napoli abbia preso un ottimo calciatore. Stiamo parlando di un nazionale, un calciatore di grosse prospettive, bravo. Quindi credo che almeno dal punto di vista di quel ruolo il Napoli ha fatto bene. L'esterno a sinistra, vabbè, andava sostituito e credo anche questa, io ho visto alcuni film, a me piace molto, è un giocatore rapido, imprevedibile, fa gol, a me è stato secondo me un ottimo acquisto, poi vedremo cosa succederà, però almeno la sensazione che ho che il Napoli fino adesso, con poi la conferma di Anghissà, sta procedendo benissimo sul mercato, quindi se arriva Dellefeu ancora meglio, quindi lasciamo lavorare Giuntoli alla società, che credo come tante altre volte il Napoli poi metterà su una squadra competitiva. Antonio, tu che faresti? Lo tratterresti a Napoli Gaetano? Bisognerebbe capire il gruppo squadra che spazio potrebbe dare. Io credo che considerando il ruolo ha bisogno di acquisire personalità. Io lo manderei a giocare. Io sono stato uno dei primi a ritenere che lui fosse più centrocampista che attaccante. Però è un ruolo dove devi acquisire personalità, devi acquisire consapevolezza del ruolo, devi rettificare alcuni aspetti nello stare in campo. Io cercherei di mandarlo a giocare nel posto però giusto. Per salutarci, Antonio, parlavi di un Napoli che sta facendo un ottimo lavoro sul mercato, la conferma di Anguissà, anche il possibile arrivo di Deulofeu dopo quelli già certi di Olivera e Kvaratskhelia. Ma quanto di questo giudizio può cambiare se di qui alle prossime settimane il Napoli e Koulibaly separano le loro strade? Nel modo almeno, allora chiariamo però un aspetto. È ovvio che se noi parametriamo la campagna acquisti del Napoli a quelli che possono essere Lukaku, Dybala o Di Maria, parliamo di un'altra cosa. Io parlo ottima campagna acquisti sempre all'interno delle potenzialità del calcio Napoli. Certo, certo. E non dimentichiamo questo, no? Perché certo. Se noi pensiamo poi agli spostamenti di questi megacampioni con stipendi inaccessibili e quant'altro, è ovvio, no? Dal punto di vista tecnico non c'è paragone. No, ma ripeto, Koulibaly, ma se il ragazzo non vuole restare, io dico che un calciatore che fa fatica a restare è sempre meglio mandarlo via e trovare un sostituto adeguato. È chiaro, potrebbe non essere alla sua altezza, però potrebbe anche arrivare uno che di impatto, soggetto a stupore, a critiche e quant'altro. Non dimenticate cosa si è detto di Koulibaly il primo anno e poi oggi sembra essere uno inattaccabile. Noi frettolosamente diamo giudizi, non dimentichiamo cosa abbiamo detto il primo anno di Lobotka. Voglio dire, per questo dico, attendiamo un po' prima poi di esprimere giudizi. Staremo a vedere. Antonio, grazie mille, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie mille ad Antonio Ottaiano. A breve avremo anche il nostro Pietro De Concilis che ci darà il buongiorno con un ospite, poi mi farà lui cenno di quando saremo pronti, perché adesso voltiamo pagina, ci spostiamo soprattutto in casa salernitana. Ieri vi abbiamo fatto ascoltare le parole del presidente Danilo Iervolino ai microfoni di Bruno Gaipa, del nostro Bruno Gaipa, che era domenica sera al 103° compleanno dei Granata. Tanti temi toccati con il presidente Iervolino, che ha fatto anche un po' il punto sulla questione Cavani, ha fatto anche un po' il punto sull'arrivo e l'impatto del neo DS Morgan De Sanctis, i tanti nomi che settimana prossima partirà la campagna acquisti nel segno di una salernitana giovane e volenterosa. Pietro,
Ci sei, buongiorno a tutti. Ciao Ale, ciao Giovanni e buongiorno. Benvenuto anche a Franco Esposito del Corriere dello Sport Salerno. Ciao Franco, ben trovato. Ciao Franco. Buongiorno e ben trovati voi. Franco, io non posso non partire da Cavani. Oggi grande spazio sulle colonne del Corriere dello Sport, anche lo stesso Iervolino, lo citavo prima, che ai nostri microfoni ha detto chissà, forse resterà solo un sogno, di certo è un grande calciatore. Parole che sanno di rassegnazione oppure lì un po' a sviare anche un po' i giornalisti che forse ne hanno messa troppa di attenzione in questo momento sulle spalle della Salernitana? È sicuramente una suggestione quella di Cavani, insomma, che sicuramente prima di prendere in considerazione la proposta, che pure è stata formulata attraverso Walter Guglielmone, che è suo agente, oltre che essere suo fratellastro, prenderà in considerazione altre proposte che arrivano da club che parteciperanno alla Champions, o prenderà in considerazione proposte che arrivano dal Sud America, dal Brasile, dall'Argentina, dall'Uruguay. Quindi è chiaro che la Salernitana mai come in questo caso è lì alla finestra, si gode, come dire, il sogno e aspetta. Aspetta quello che sicuramente è una possibilità remota, cioè che Cavani prenda la destinazione salernitana. E questo viene confermato anche dal fatto che comunque De Santis, Iervolino e l'amministratore delegato Milan stanno costruendo la squadra e l'attacco in particolare, ovviamente senza pensare a Cavani. Ieri nell'incontro che c'è stato ieri pomeriggio, terminato in prima serata, per fare il punto della situazione, di Cavani non si è proprio parlato, perché è chiaro, Cavani sarebbe quella plus, quella, la ciliegina, insomma, che ciliegina sulla torta, nel caso dovesse accettare questa proposta, dovesse, come dire, scegliere la destinazione Salerno. Franco, è vero che probabilmente c'è una grossa differenza attualmente tecnicamente tra Cavani e Ribéry, ma forse il fatto che rimanga una suggestione di Enzo Cavani è anche un po' la paura di ricommettere lo stesso errore fatto con Frank Ribéry, che poi alla fine tecnicamente ha reso meno di quanto ci si aspettasse e ha partecipato meno a questa rincorsa salvezza. Io credo che ci sia una differenza tra i due calciatori, ovviamente due grandi campioni, c'è una differenza innanzitutto anagrafica. E poi Cavani, che è reduce da una stagione tormentata per gli infortuni eccetera, però se sta bene è uno che è ancora una macchina da guerra, mi dicono quelli che lo conoscono bene e che ci hanno anche parlato, è uno ovviamente motivatissimo a riscattare la stagione precedente. In più aggiungo, Ribéry quando è venuto a Salerno era reduce da una stagione a Firenze, quindi era in Italia e ha scelto di proseguire in Italia. Cavani è da tutt'altra parte, ha chiuso con lo United e cerca naturalmente una vetrina importante. La Salernitana dice la sua per quel che può fare, 2 milioni con un biennale e di 2 milioni a stagione più un bonus a gol, ma naturalmente Cavani ne vuole 5 per 3 anni e poi soprattutto vuole ancora essere un protagonista a livello internazionale. Quindi io direi resta un sogno, resta una suggestione, e poi ci sono però le altre trattative, quelle più concrete e più realistiche, insomma. Altre trattative che portano il nome e il cognome di Pinamonti, di Brunori, perché poi in attacco qualcosa bisognerà fare in attesa di una permanenza o meno di Djuric, anche se ormai si va verso la permanenza, possiamo dirlo. E questo non si sa, perché dalle parole che credo anche voi abbiate fatto sentire di Iervolino, sì. Iervolino, sai, sono molto abili, insomma, quelli della Salernitana. Io non so se siano abili o strategici, forse tutte e due. Perché Iervolino dice, no, io credo che proprio io faccio la domanda nel pre-gara di questa partita, diciamo, celebrativa e a scopo benefico, verso di lui dice, ma io credo che probabilmente resti. Però poi senti la gente, Vittorio Sabatini, che dice io non sento la Salernitana ormai da giorni, se non da settimane, e il Djuric sembra destinato alla Fiorentina. E la notizia che arriva da questo vertice di ieri di mercato è che soprattutto in attacco si vuole fare operare un radicale cambiamento. Cioè, quindi non più Djuric, non più Bonazzoli, che peraltro non è stato riscattato, e quindi cambiamento, che potrebbe significare Mattia Destro, Pinamonti, che però insomma costa tanto,
potrebbe significare Lucca del Pisa, insomma le piste sono quelle, João Pedro che ancora sul mercato, il Valter delle Punte non si è ancora aperto, la Salernitana in questo senso parteciperà ovviamente alla danza e alle danze, perché insomma questi sono ovviamente obiettivi decisamente più alla portata. Certo, certo Franco, ti chiedo però se questo cambiamento che è iniziato chiaramente con il cambiamento del direttore sportivo dopo la querela Walter Sabatini, se alla fine sia anche un cambiamento per certi versi forzato per ritrovare quelle che sono motivazioni che nell'ultima gara contro l'Udinese, in quella tragica, tragicomica per certi versi serata poi trasformatasi in favola, ti chiedo se quelle motivazioni da ritrovare, visto che è una squadra che si è spremuta tantissimo ed è stata spremuta tantissimo al suo Davide Nicola, abbia bisogno sostanzialmente di questa radicale rivoluzione? Radicale no, cambiamento sì, devo dire è stato chiaro, voglio una squadra che punti su giovani talenti e su qualche giocatore di spessore che ci sta bene ovviamente in questa categoria per il Serie A. E poi voglio un calcio spettacolare. Ha detto l'anno scorso eravamo costretti di fatto ad un calcio speculativo per ragioni di classifica. Quindi in questo momento credo che Iervolino le indicazioni le abbia date, Nicola le ha recepite, soprattutto le ha recepite Morgan De Santis, che ha, tra le altre cose, ottimi rapporti ovviamente con la Roma, e per esempio la Roma potrebbe farsi dare Felix Afena, che è un giocatore di grande qualità, ma è giovane, è chiaro che la Salernitana in attacco ha bisogno di giocatori sì giovani, ma poi ha bisogno di giocatori che pronti via ti facciano almeno 10 gol, perché insomma altrimenti la salvezza tranquilla poi potrebbe diventare difficile. Quindi è chiaro che in questo momento la Salernitana cerca due attaccanti e due seconde punte, avendo peraltro in organico ancora Simi, che rientra dal prestito di Parma e che è stato con Nicola a Crotone nell'anno della salvezza del Crotone, e che quindi Nicola valuterà in Austria. Parliamo di un giocatore che l'anno scorso fu preso in un'operazione da quasi 6 milioni e che guadagna 800.000 euro a stagione e che si è rivelato un flop. Assolutamente. Per salutarci, Franco, dei tanti protagonisti che si sono anche apprezzati in prestito nel corso dell'ultimo anno, penso soprattutto a Verdi e Bonazzoli, si va verso l'addio certo oppure ci sarà un riscatto, una volontà anche di prolungare il prestito, di tornare magari alla carica nelle prossime settimane a mercato già inoltrato? Ma io credo che per Verdi ci sia qualche possibilità in più, è un giocatore che va in scadenza, il Torino deve metterlo sul mercato e credo che intorno ai 4 milioni, poi stanti anche gli ottimi rapporti che ci sono tra Iervolino e Cairo, Verdi potrebbe tornare a Salerno. Bonazzoli, lì il problema non è tanto come dire, il valore del calciatore, sì. Non ha speso i 6 milioni del riscatto. E quindi inevitabilmente questo ci fa capire che lo valuta ad una cifra inferiore, ma è il fatto che Bonazzoli guadagna 1 milione di euro a stagione, quindi ovviamente stiamo parlando di un giocatore costoso che, se non ricordo male, ha un contratto fino al 2025, quindi è un giocatore la cui assunzione sarebbe molto onerosa, lo è per la Sampdoria, se dovesse tenerlo lo sarebbe anche per la Salernitana. Allora è chiaro che la Salernitana, vado al motivo della querel Sabatini Iervolino, dobbiamo cercare di non farci prendere per la gola dagli agenti. È chiaro che in questo caso gli agenti non c'entrano, ma se tutti carichi di contratti onerosi vai in una direzione opposta a quella nella quale sembra voler andare Tarino Iervolino, che vuole in parte già col suo esempio dare una prima spallata al sistema calcio italiano, dove forse, anzi senza forse, si spendono tanti soldi e troppi soldi tra intermediari e non che il problema siano gli agenti, però si spendono troppi soldi e tanti soldi inutili. Assolutamente così. Franco, davvero grazie mille, alla prossima anche con te. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Franco. Voltiamo pagina tra pochissimo, perché dopo lo stop and go ci spostiamo in casa Benevento, tra poco. Che riparte quando sono le 13:42, tra pochissimo, anche per andare in casa Benevento con l'amico e collega Massimiliano Mogavero. Attendiamo. Perché tra pochissimo? Se possiamo già adesso, ciao Massimiliano, di Pietro De Concilis. Max, io non sono abituato a quanto efficiente Pietro De Concilis. Mi devi, ciao Max, mi devi perdonare, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Max, colpo in difesa per il Benevento, si può partire così? Sì, è il primo acquisto ormai definito, anche se manca il sigillo dell'ufficialità, però c'è l'accordo sia con il ragazzo che con il club di appartenenza. Si tratta di Riccardo Cappellini, un nome che forse non dice molto. Si tratta di un giovane classe 2000, scuola Juventus, che ha giocato nell'ultima stagione in seconda divisione in Spagna. E è un colpo per la difesa, che è il reparto che rischia di essere completamente rivoluzionato nel corso di questo mercato estivo, perché il Benevento potrebbe perdere Glick, che è impegnato con i mondiali e che peraltro è all'ultimo anno di contratto. C'è la questione del rinnovo di Parma, che potrebbe aprire a scenari in questo momento imprevedibili. Quindi dopo anche la partenza di Vogliacco, il ritorno di Vogliacco al Genoa, serviva necessariamente un innesto in difesa, e il Benevento lo ha fatto con questo giovane difensore centrale classe 2000, come dicevo, che ha già una buona esperienza anche in Serie C, sia con l'Under 23 della Juventus che con la Pistoiese. Ecco, Massimiliano, Cappellini ha un'esperienza anche internazionale per certi versi, come dicevi bene tu, è un po' la politica dei piccoli passi quella che sta seguendo, inseguendo il Benevento di Oreste Vigorito, considerando anche ciò che è successo recentemente nelle ultime settimane. E soprattutto ti chiedo quanto in realtà la posizione di Gianluca Lapadula e la sua eventuale cessione condizionino in questo momento anche i movimenti in entrata. Sì, è la politica dei piccoli passi, la strategia che ha scelto il Benevento in questa fase di mercato, in cui il grosso del movimento si concentra proprio sui calciatori under, come appunto Cappellini. Probabilmente per i famosi posti di mercato bisognerà attendere più in là, ma anche lo stesso Pasquale Foggia, nel corso della conferenza stampa della settimana scorsa, lo ha ammesso. I movimenti in entrata, il grosso dei movimenti in entrata sarà inevitabilmente condizionato dalle uscite. Il caso di Gianluca Lapadula è uno di quelli che può influenzare effettivamente il mercato in entrata del Benevento, per il peso dell'ingaggio, per il peso all'interno della rosa del giocatore, che si tratta di un attaccante probabilmente che resta il migliore della categoria. Certo, in questo momento è difficile immaginare una permanenza di Lapadula, per tutto quello che è successo nel corso della stagione scorsa, per l'ingaggio elevatissimo di cui il Benevento farebbe volentieri a meno, ed è chiaro però che è un gioco di incastri che deve andare in porto. C'è il Cagliari sulle sue tracce, c'è la Cremonese, il Parma è defilato ma comunque sempre interessato. Insomma, il mercato attorno alla Padula già si sta muovendo, e Benevento spera di definire al più presto questa questione, proprio perché potrà essere determinante anche sulle operazioni di entrata. Max, ma il ritorno di Vogliacco dal Genoa può essere un'ipotesi nel momento in cui parte Glick, oppure il Genoa riprende Vogliacco, arrivederci e grazie, e poi se ne parlerà in un altro futuro? Guarda, posso dirti che su Vogliacco il Benevento ci sta provando da tempo. È dal mercato di gennaio che ha provato ad intavolare una trattativa per l'acquisto a titolo definitivo, per trasformare il prestito secco in almeno un'opzione per l'acquisto. Il Genoa da questo punto di vista non ha ceduto, non cederà nemmeno adesso, perché ha già convocato Vogliacco per il pre-ritiro che partirà la settimana prossima. Quindi è un giocatore che il Genoa vuole valutare da vicino e che in questo momento punta a tenersi. È chiaro che nel momento in cui dovessero cambiare le cose, il Benevento sarebbe in prima fila, ma la concorrenza per Vogliacco è tanta, perché c'è il Bari innanzitutto, che tra l'altro sarebbe una destinazione gratitissima al giocatore, che è di quelle parti, di Acquaviva delle Fonti, è cresciuto nel settore giovanile del Bari, quindi figurarsi se non gli farebbe piacere tornare, ma mi risulta che abbia anche qualche richiesta in Serie A. Quindi in questo momento vedo difficile un possibile ritorno al Benevento, anche se la società giallorossa seguirà da vicino gli sviluppi e proverà comunque in ogni caso a riportarlo alla corte di Fabio Caserta. Max, sarà una Serie B molto molto competitiva, lo diciamo ogni anno ormai. Questa Serie A2, ecco, è un po' un qualcosa di retorico, però alla fine mai come quest'anno sembra essere tornati a quel famoso 2006-2007, quando c'erano Juventus, Napoli, Genoa in Serie B. Ecco, tante le squadre che potranno aspirare alla promozione diretta, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo sul fatto che saranno tante le squadre che potranno aspirare alla promozione, così come probabilmente si preannuncia un campionato paradossalmente ancora più equilibrato di quello che è appena terminato. Però sul fatto che insomma sia una Serie A2 ho qualche dubbio, nel senso, dal punto di vista del plafone sicuramente sarà così, perché ci sono squadre
che stazionavano da anni in Serie A, quindi il loro ritorno in Serie B inevitabilmente alzerà il livello di competitività del campionato. Però bisogna vedere queste squadre che tipo di organici andranno a comporre, perché lo dicevamo prima, il Genoa ha da valutare Vogliacco e altri 70 giocatori in organico. Il Cagliari è alle prese in questo momento con la cessione dei giocatori che hanno gli ingaggi elevatissimi per la categoria, quindi ha questa priorità. Bisogna vedere poi come reinvestirà questi soldi. Il Parma certamente sarà un'altra società che sul mercato interverrà in maniera massiccia, e quindi in questo momento è tutto incognita. Certo, dal punto di vista del blasone possiamo tranquillamente parlare di Serie A2, però vediamo gli sviluppi del mercato per renderci conto se effettivamente sarà così o meno. Massimiliano, ma è tutto rientrato, la situazione è vigorito, adesso il Benevento è pronto alla testa per cercare in una promozione in Serie A? Guarda, è tutto rientrato, sì, le dimissioni di Vigorito sono rientrate a tutti gli effetti, la società è pienamente operativa, tant'è vero che ha già completato l'incassamento per l'iscrizione, sta facendo il mercato, è stata avviata la campagna abbonamenti. Posso dirti che però dal punto di vista della risposta del pubblico per quanto riguarda la campagna abbonamenti, la società si aspettava numeri diversi, proprio alla luce delle dimissioni rientrate, sperava in una botta di entusiasmo da parte del pubblico sanita, cosa che finora per la verità non c'è stata, perché è stata avviata la fase di prelazione della campagna abbonamenti la scorsa settimana e sui quasi 8.000 abbonati solo 1.100-1.200 hanno rinnovato il proprio abbonamento. Non sono numeri entusiasmanti, però certo la campagna terminerà alla vigilia del debutto in campionato, quindi ci sarà ancora tempo, però posso dire che la società si aspetta una spinta diversa dalla piazza, diversa anche rispetto a quella che c'è stata nel campionato da poco andato in archivio. Max, grazie mille, alla prossima. Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere. Buona tutto, giornata. Tutto nostro, grazie mille a Massimiliano Mogavero. Il tempo di una velocissima ultima ora in chiave Napoli, in attesa poi di spostarci in Serie C a Messina per tutte le ultime, anche dalla Sicilia, perché ci sono molti incastri che poi interessano anche le campane. Velocemente, ultima ora battuta dal Mattino, falso in bilancio, e questa la principale ipotesi investigativa che ha condotto i militari della Guardia di Finanza a sequestrare il contratto di Victor Osimhen, fuori classe del Napoli, sbarcato in città da Lille nel 2020. Inchiesta che punta a svolgere verifiche sulla compravendita dell'asso nigeriano e sulla contestuale cessione di altri 3 calciatori del Napoli a Lille. Valutazioni di mercato su cui oggi ci sono verifiche. E insomma, ultima ora importante, a firma di Leandro Del Gaudio del Mattino, che proveremo a sentire già nel corso della seconda ora, altrimenti lo proveremo a sentire la giornata di domani per approfondire. Però torniamo caldi sulla Serie C, poi sulla questione ci rituffiamo nella seconda ora. A te Pietro. Sì caro Alessandro, perché sono ore caldissime in Serie C per gran parte delle squadre, soprattutto per quelle che sono da considerare in bilico, e allora ne parliamo con il direttore responsabile di sportmenews.it Paolo Crisafi, che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Paolo. Grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno. Paolo, allora facciamo un po' il quadro della situazione, soprattutto in casa Messina, che è un po' l'unica squadra del girone C rimasta in bilico. Ieri però un incontro importante tra il sindaco Basile e il presidente Pietro Sciotto. Com'è la situazione in vista della deadline di domani? Sì, siamo in stand by, ma probabilmente il presidente sta provvedendo all'iscrizione della squadra, anzi credo che proprio in queste ore si stia provvedendo a fare i pagamenti dei calciatori, di tutti i tesserati, e da quel momento chiaramente si provvederà, almeno questa è la nostra speranza, ma al 99% è così, si provvederà all'iscrizione, a definire l'iscrizione della squadra. Dal punto di vista invece della società, dell'organigramma che va profilandosi, dobbiamo aspettarci delle novità, magari una volta risolto il problema iscrizione, o pensi che poi alla fine il presidente Pietro Sciotto, considerando che negli ultimi mesi ha più volte insomma lanciato queste grida d'allarme, ecco, per cercare dei soci, poi alla fine andrà avanti da solo, o pensi che possa esserci qualche inserimento? Guarda, io ci ho lavorato un anno col presidente Sciotto ed è veramente imprevedibile, diciamo, nelle sue cose. Ti posso dire che
praticamente le richieste da parte di chi voleva avvicinarsi al Messina, anche per rilevarlo, per prenderne parte come soci, credo che fossero proprio che intanto venisse definita l'iscrizione, dopodiché si potrà parlare di un'eventuale entrata di nuovi soci e anche di nuovi sponsor eventualmente. Questo chiaramente lascia in stand-by quello che potrebbe essere l'assetto societario e anche dirigenziale, nonché della rosa della squadra, perché il Messina ha ancora tesserati dall'anno scorso oltre una decina di giocatori, ma anche quelli con un'eventuale entrata di nuovi soci potrebbe essere rivista. Paolo, cosa sta succedendo alla Sicilia del calcio? Perché abbiamo visto sì il Palermo arrivare in Serie B anche con l'arrivo del Football City Group, eccetera eccetera, il Catania però disintegrarsi praticamente nelle ultime stagioni, dopo che Palermo e Catania e lo stesso Messina erano state anche grandi storie, grandi favole all'interno del massimo campionato italiano. Adesso il Messina, che è anche una di quelle che ha sofferto di più anche il patema dell'iscrizione, è successo qualcosa alla Sicilia del calcio o è soltanto un momento storico? No, io ho una visione, mi dispiace, ma ho una visione un po' più generale. Secondo me il calcio in toto sta soffrendo di una cattiva gestione. Certo. Perché favorire i club di Serie A e sfavorire, diciamo, il calcio di base, che è quello che va dai giovani, dalla terza categoria, quasi fino alla Serie B, credo che questo stia facendo dei danni quasi irreversibili. Vero. E questo porta ovviamente a non investire sul calcio. Per farti un esempio, io credo che per fare il presidente in Serie C, per avere una società di Serie C, bisogna essere veramente bravi, calcisticamente bravi, per poter far pareggiare i conti. Perché non hai entrate, non hai sponsorizzazioni, non hai visibilità, non avendo visibilità chiaramente non arrivano gli sponsor, e questo ti crea uno squilibrio fra quello che deve uscire e quello che entra. Quasi quasi anche in Serie B è così, perché la visibilità è molto ridotta anche in Serie B. Discorso diverso, tu lo sai benissimo, è per la Serie A, che avendo le pay TV a disposizione può usufruire di fondi di cui gli altri non possono. Io ricordo quando il Messina appunto era in A, visto che tu hai ripercorso quello, quando il Messina era in A credo che prendesse una cosa come 30 milioni di euro dalle pay TV. Ora neanche 30.000 in Serie C. Neanche 3.000, ma neanche 3.000. Due anni fa, proprio quando io ero l'addetto stampa della CR Messina, noi siamo riusciti a far incassare semplicemente 21.000 euro mandando la partita in streaming sui social media. Questo la dice lunga anche su quello che poi il rapporto con sia con la comunicazione, ma soprattutto con i diritti televisivi a tutte le latitudini nel mondo del calcio italiano. Paolo, grazie. Un campionato di Serie C, tu lo sai, ti costa alla base 6-7 milioni, ma se vuoi fare un campionato a vincere devi spendere anche molto di più. È sempre a perdere. Le entrate dove sono? Sì, è sempre un investimento a perdere. Paolo, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Prego. Grazie a Paolo Crisafi, direttore responsabile sport news.it. Bene, ragazzi, Pietro, la panoramica sulla Serie C anche oggi l'abbiamo fatta. Anche oggi l'abbiamo fatta. Io stavo aspettando i tuoi autospoiler per il pomeriggio al Supereroi. Quanti ne vuoi, quali vuoi? Ma dacci tre motivi per cui oggi bisogna assolutamente seguire il pomeriggio del Supereroi. Il primo è che è arrivata la sabbia e non dobbiamo andare al mare noi, non dobbiamo portare gli ombrelloni, perché è arrivata la sabbia al Mercoiano Stadium, che ospiterà il ritiro estivo dell'Avellino. Bene. È importante per il terreno di gioco. La seconda è che sarà una puntata, visto che oggi tra l'altro si apre anche l'estate ufficialmente. Vero. È una puntata made in Irpinia, perché avremo tra noi due dirigenti Irpini Doc e due dirigenti molto molto importanti. Uno si occupa proprio dello stadio che ospiterà l'Avellino nel ritiro, l'altro è proprio nel girone C dell'US Avellino, e soprattutto andremo anche a fare un po' una capatina nelle altre sedi, come sempre, insieme ai nostri amici che ci seguono sempre al 380 127 2000. Una puntata ricchissima da vivere insieme, come sempre, e a voi buon lavoro. Ciao. Allora, buon lavoro a Pietro De Concilis, che oggi sarà solo soletto in conduzione al pomeriggio da Supereroi.
con i tanti amici che lo scriveranno al 380 127 2000. Per quanto ci riguarda invece, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, che riparte dalla notizia battuta dal Mattino che avevamo anticipato anche in questi ultimi minuti, proveremo, ripeto, ad approfondirla già dalle prossime ore, e poi tanto mercato, tanti amici che torneranno a trovarci, i vostri messaggi, tutto questo a partire tra un paio di minuti, che riparte quando sono le 14:01. Alessandro Montano, Giovanni Annunziata, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, che riparte dall'ultima ora del Mattino. Indagato De Laurentiis per falso in bilancio nell'affare Osimhen, sequestrato addirittura il contratto del nigeriano, un'inchiesta che punta a svolgere verifiche sulla compravendita del calciatore ex Lille, sulla contestuale cessione di altri tre calciatori del Napoli proprio al club francese, a firma di Leandro Del Gaudio, che abbiamo già contattato e speriamo di avere nostro ospite nella seconda ora di Punto Uno Sport Show, altrimenti ci rimanderemo domani, perché è un approfondimento più che doveroso, una situazione che va capita, va compresa, va soprattutto monitorata, perché c'era stata già la questione plusvalenze, dove non solo il Napoli ma anche e soprattutto la Juventus era finita nel mirino della stessa Procura Federale. Staremo a vedere adesso invece cosa succederà. Torniamo invece a parlare di calcio e torniamo a parlare soprattutto di come evolve il Napoli. Tra un po' lo faremo con un grande amico, soprattutto un grande esperto che spesso e volentieri frequenta la nostra trasmissione. Vedo Giovanni Annunziata pronto a mettercelo in collegamento, dovremmo esserci ancora qualche istante. Intanto vi ricordo che il Napoli è sempre forte su De Olofeo, è sempre forte anche su Nathan Nandez, ne parliamo, è un piacere farlo con Claudio Onofri. Ciao Claudio, eccoci. Ciao, buongiorno a tutti voi, ciao. Claudio, De Olofeu, Nandez, aggiunti ad Oliveira e Varaschelia, un mercato del Napoli, magari non di grandissimi nomi, ma guai a dire che non sono calciatori che possono essere determinanti in Serie A, esagero? No, ma assolutamente, io penso che è chiaro che prendere Messi non è facile, certo. Però voglio dire, se tu hai uno scouting eccezionale come quello condotto appunto da Cristiano Giuntoli, ecco che poi va a individuare quelle che sono poi le richieste anche dell'allenatore per mettere a posto alcune cose che magari non hanno funzionato al meglio l'anno prima, ma insomma i nomi fatti sono io poi sono non so se l'ho già detto con voi, ma innamoratissimo calcisticamente parlando di Caraspeglia, si dice così, si pronuncia così, perché questo ci fidiamo. È un problema, l'unico problema è quello lì, Claudio, lo chiamiamo Zizi come De Laurentiis noi tra un po', ci arrendiamo. Bravo, faccio ecco allora quello lì anch'io perché no, ne ho parlato anche così informalmente, ovvio, sì, con Cristiano Giuntoli, così ci siamo trovati qui a Genova e avevo visto, cioè stavo guardando il terzino sinistro della squadra di quella Dinamo, no? Sì. E ho visto uno che sembrava veramente una roba incredibile, una forza nelle gambe, un dribbling, una tecnica eccetera, e allora me lo sono segnato, no? Per dire, me lo rivado a vedere, poi scorrendo le pagine di qualche giornale vedo questo Caraspeglia, vabbè dico questo qui che, sempre Zizi e quindi e leggo che il Napoli praticamente l'ha quasi preso e poi il giorno dopo invece l'aveva già proprio acquistato, e quindi sono rimasto veramente non sorpreso, perché giunto lì di queste sorprese nella sua carriera ne ha fatto tante, però ecco è chiaro che poi insomma bisogna aspettarlo, è giovane, no, adesso non parliamo di Insigne già, stiamo parlando di uno che secondo me ha veramente molte potenzialità per esplodere anche in un campionato complicato come quello nostro, insomma. Non sappiamo se hai parlato con Giuntoli di Sirigu, ma è il profilo giusto per diventare il vice Meret, diciamo, per lavorare come spalla, per farlo crescere. Io sono convinto che sia il personaggio adatto. Devo dire la verità, portandosi dietro qualche polemica anche e scadimento a livello di rendimento appunto da Torino
non è stato apprezzato, anzi è stato molto criticato in alcune situazioni che per un portiere sono quasi naturali, cioè due o tre cose che non vanno bene, però questo ha fatto sì che non sia stato invece rilevato quando salvava la porta, diciamo, del Genoa in diverse occasioni. Caratterialmente si portava dietro appunto alcune polemiche granata, diciamo così, all'interno dello spogliatoio, ma per quello che ho potuto notare io nelle conferenze stampa e per quello che ho potuto sapere anche dai compagni, niente di che. Quindi secondo me, per esperienza e valore, è proprio indicato, ecco, a fare in modo che Meret cresca attraverso anche l'esperienza di un compagno che di questa caratteristica è pieno, insomma, ecco. Quindi sono convinto che sarebbe un buon acquisto. Si fa tanto parlare di Nandez anche in maniera molto determinata, addirittura di un Napoli in pole position, però Claudio, io faccio fatica in questo momento a capire dove possa giocare uno come Nandez nel 4-2-3-1 di Spalletti, perché esterno alto a destra forse non ha le caratteristiche. No. Nel centro ha tra i due. Lì a Cagliari, però non mi però piace, ce lo vedi al posto di Demme, perché si parla come rete di Demme. Io faccio un po' fatica. No, anch'io, onestamente, lui per me è una metà ala a tre, di un centrocampo a tre, che devi lasciarlo andare, devi fargli, non fargli fare quello che gli pare, però insomma è uno che quando prende palla è rapido, svelto e rientra, cerca di rubare palloni anche lui, però non ha le caratteristiche assolutamente dell'esterno che salta l'uomo e che va via, o che poi rientra e faccia le diagonali difensive, e neanche a due, onestamente, lì in mezzo. Insomma, lo trattieni, no, in qualche maniera rispetto alle sue potenzialità. Vero. Anche offensive, e quindi secondo me in quel modulo assolutamente non lo vedrei ideale. Poi se parliamo di forza del giocatore, che non ha dimostrato sempre a Cagliari, per l'amor del cielo, però che insomma quando era in Argentina si era capito che questo era un buonissimo prospetto, e allora tu fai un investimento in questa situazione. Ma io credo che proprio vedendo anche il Genoa quest'anno, per esempio, che ha sempre adottato il 4-2-3-1, lo stesso modulo, però non aveva in alcuni ruoli gli uomini adatti, e questi uomini sono stati criticati, però ingiustamente, non per il loro rendimento, ma per il fatto che dovevano essere valutati riguardo a un ruolo che non gli apparteneva, non so, parlo di Meleconi, parlo di Portanova, messi sì. Gli esterni che non c'entrano niente, hai capito? Bello. E quindi ecco che secondo me avrebbe qualche difficoltà in quel tipo di schema, in quel tipo di sistema di gioco, insomma. Claudio, ma come potrebbe crescere uno come Østigard alle spalle di uno come Koulibaly? Potrebbe crescere molto molto bene. Questo è un ragazzo che ne avevo sentito parlare, ma non l'avevo quasi mai visto in Inghilterra. Sento che il Genoa è interessato e mi vado a interessare anch'io a vedere com'è, eccetera. Allora, il primo sguardo è quello di dire: questo ragazzo è forte perché ha una capacità di andare a pressare alto, come fanno un po' tutte le squadre adesso, no? I difensori centrali non è che stanno lì a aspettare il centravanti che si muove e vanno a marcarlo, adesso vanno anche a prendere i centrocampisti, e questo aveva la capacità, oltretutto bravissimo di testa, sia nella fase difensiva ma anche quando va a saltare sulle punizioni, sui corner a favore. Ecco, il difetto che riscontravo era che questo suo modo di andare a aggredire l'avversario molto alto, eccetera, qualche volta insomma veniva fatto con un leggero ritardo, e quindi prendeva l'ammonizione perché stendeva l'entrata scivolone, era una sua caratteristica principale. Era un po', lo dico sempre perché in effetti mi è venuto in mente immediatamente appunto questa cosa, il Romero prima stagione al Genoa, no? Dove vedevi uno che, mamma mia ragazzi, come una scioltezza di corsa e un'aggressività sul pallone,
che però ogni tanto esagerava, allora ammonizione, e quando prendi un'ammonizione un difensore diventa un po' un problema, no? Durante la partita, oltre l'eventuale squalifica. Ecco, però Ostigar deve crescere, deve migliorare. Oltretutto devo dire che da ragazzino no, perché sono 99, quindi è già uno assegnato a un certo livello, però ancora molto giovane, ha dimostrato un carisma, un attaccamento alla maglia, una voglia di non solo giocare a pallone per guadagnare dei soldi, ma per sentirsi partecipe di un progetto, di un obiettivo, che secondo me lo fa ancora crescere molto di più per il panorama che andrà a interpretare. Quindi secondo me, poi se mi parlate di Koulibaly, per la volta c'era, sì, stiamo parlando di un altro sport, scusate, stiamo parlando di un'altra cosa, sono d'accordo, non c'entra niente, quello è, ma lo sapete, ve l'ho detto qualche volta appunto, sì, che sì, Koulibaly non lavorava nel Genoa, ve l'ho detto, sì, ecco appunto che Claudio, ma per salutarci, si parla tanto del futuro di Mertens, si parla tanto anche del futuro di De Olofeu, ma in questo momento dire addio a Mertens, nonostante i 35 anni, per scommettere su un calciatore che faccio l'avvocato del diavolo, a me non esalta tantissimo, perché è esploso quest'anno tra mille virgolette, però è sempre stato un po' discontinuo, non è sempre stato costante come De Olofeu. Può essere un azzardo nonostante i 35 anni di Mertens? So, l'età però purtroppo incombe, non c'è niente da fare. Io Mertens, ripeto, me lo comprerei se fossi un presidente, per mettermelo in giardino anche solo a vederlo palleggiare, e non cioè, nel senso che è un giocatore, ma sempre affascinato, mi piace proprio. Oltretutto abbiamo avuto un episodio, abbiamo mandato una bambina a Napoli, appunto, sì, qui di Genova, che è di Napoli ma abitava a Genova e che non sta tanto bene, diciamo così, e che voleva un suo autografo, eccetera. Lui è stato disponibilissimo, così come tutta la società, sono cose che c'entrano poco dal punto di vista tecnico e tattico, però sono anche interpretative di quello che è anche la persona. Ma al di là di questo, è chiaro che però a 35 anni devi cominciare a pensare a qualche sostituzione, e per cui è vero però quello che hai detto, De Olofeu non è che mi abbia anche incantato precedentemente, quest'anno si è rialzato un pochettino, e quindi con Mertens per me c'entra poco e niente, ma insomma è uno che dei possibili sostituti, ecco, se non trovi qualcosa di meglio. Però Mertens, insomma, mi dispiacerebbe molto, molto se andasse via. Staremo a vedere. Claudio, come sempre, grazie mille, davvero un piacere averti tra noi. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Alla prossima con Claudio Onofri, tra un po' anche da mister Fabio Viviani, che a Napoli ha vissuto una lunga esperienza anche come vice storico di Edireia, che ha avuto poi anche tante esperienze in panchina, soprattutto a Palermo, in giro per il mondo, anche Emirati Arabi, insomma un giramondo della panchina, che però a Napoli si è radicato, conosce molto bene anche l'ambiente napoletano. Tra un po' gli daremo il ben ritrovato per continuare a parlare di calcio, prima poi di spostarci, vi anticipo, dopo lo stop and go sul capitolo centrocampisti, capitolo mercato, prima Svanberg con tutti gli aggiornamenti da Bologna, perché è un nome che può diventare caldo nelle prossime settimane, poi il futuro di Fabian Ruiz. Intanto, mister Fabio Viviani, eccoci, buongiorno, ben ritrovato. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Mister, riparto dall'ultima considerazione che stavamo facendo anche con l'amico Claudio Onofri, sostituire Mertens con De Olofeu, va bene l'età, va bene i 35 anni e va bene anche la stagione ad alti livelli l'ex Milan e Barcellona, ma non è un po' un azzardo sostituire uno come Mertens con un calciatore che quest'anno è tornato a fare bene dopo anni di anonimato? Bella domanda. Io credo che sostituire Mertens a prescindere sia complicatissimo, stiamo parlando del miglior goleador della storia del Napoli, quindi sicuramente è complicato. Si prende un giocatore di talento che ha sempre promesso tante cose, che quest'anno finalmente è riuscito a metterle in mostra. È ovvio che è normale che una squadra tenda a fare degli investimenti con un certo azzardo.
sostituire Mertens è veramente complicato. Sostituire Mertens è complicato, forse lo sarebbe ancora di più sostituire Koulibaly, ma appunto come si sostituisce uno del genere? Ma guarda, faccio il discorso un po' più ampio, è normale che la gestione di una rosa è da fare durante la stagione, da fare delle grandi valutazioni, ovvio che Koulibaly difficilmente sostituibile, però bisogna entrare nell'ottica che è un giocatore che rischieresti di perdere a zero e quindi probabilmente è giusto trovare un modo di ammortizzare al meglio la perdita di un giocatore così importante, perché sono valutazioni che sicuramente la società sta già facendo da tempo, che potresti avere del denaro fresco da poter investire in un altro giocatore che puoi sviluppare, che puoi fare meglio. Le grandi squadre devono pensare a lungo termine, il Napoli, come dico da sempre, deve essere una grande squadra, e cioè rimane sempre fissa nei primi quattro, perché ti cambia tutto il potenziale economico che hai per poter investire di nuovo. Il Napoli è una grande squadra che ragiona sul lungo periodo, soprattutto con certi nomi, Varaschelia, Matheus Oliveira. Si sta muovendo nella direzione giusta? Come giudica l'operato anche di Cristiano Giuntoli in queste prime settimane di mercato, poi in attesa anche di vivere i prossimi colpi di scena? Ma guarda, la storia del Napoli con questa proprietà è sicuramente una storia positiva, perché hanno sempre trovato il modo di cedere dei pezzi importanti. Cavani su tutti, mi viene in mente da citare, ma ce ne sono sicuramente tanti altri, ma comunque di tenere alto il livello della squadra. Questo è quello che deve fare una proprietà, tenendo sempre l'opportunità di vincere il campionato. Quest'anno, fino a un mese dalla fine più o meno, sono stati in lotta. Arrivare nei primi quattro deve essere una costante, su quello ti dà la possibilità, la forza economica, di poter fare degli investimenti anche su giocatori che al momento non sono magari conosciutissimi, non erano di primissimo livello, però con un'intravagliatura di squadra solida ti dà la possibilità di farli crescere e, perché no, a lungo termine di avere un livello più alto. Tutto questo poi ovviamente passa per le mani e tra le mani di Luciano Spalletti, allenatore di grande esperienza, che nelle ultime settimane ha anche dato qualche frecciatina qua e là tra il detto e il non detto al presidente De Laurentiis. Però di certo c'è che Spalletti è un allenatore abituato ad esaltare e a lavorare con quello che ha in rosa, un po' come i più grandi allenatori sono abituati a fare, però anche in qualche modo a bussare alla porta del presidente e a far capire che certe cose, ci sono dei veti, ci sono dei paletti che vanno rispettati. Quanto è difficile per un allenatore far valere le ragioni tecniche su quelle di mercato, su quelle economiche, poi in sede di campagna acquisti? È difficilissimo, perché l'aspetto economico e di bilancio è sicuramente un aspetto importante che negli anni ha sempre avuto più importanza, perché non ci sono più menzionati, come giusto che sia. La società deve far combaciare i conti in modo giusto, e questo però è complicato, perché dal punto di vista tecnico è ovvio che ognuno di noi come allenatore vorrebbe il meglio possibile. Il Napoli, come tante squadre, prendono il meglio che è possibile, tenendo conto di tutti gli aspetti, non solo quello tecnico, ma è giusto anche che l'allenatore faccia il suo mestiere, quindi che ogni volta che può evidenzi un aspetto tecnico importantissimo. Mister, gliene faccio un'ultimissima, impossibile anche non una parentesi sul Palermo che sta risalendo la china. Sono stati due anni importanti i suoi al seguito dei Rosanero. Lei, che ha vissuto anche poi l'ambiente di Udine, ci potrà ancora spiegare poi come si gestisce il salto da una piazza come quella di Udine a quella di Napoli nel caso dell'Orfeo. Però una parentesi sul Palermo, che ritorna nel grande calcio, sta tornando piano piano, Serie B, la Serie A nel mirino nel corso delle prossime stagioni. Immagino le abbia fatto molto piacere rivedere il Palermo festeggiare il Barbera nuovamente pieno. Assolutamente sì. Poi devo anche dire che, se non mi ricordo male, c'è anche un gemellaggio o comunque una buona amicizia tra Napoli e Palermo, se non mi ricordo male. E sì, devo dire che Palermo è una piazza bellissima, per tante cose ricorda quella di Napoli. È giusto che sia almeno su questo palcoscenico, con la possibilità di giocarsi, la possibilità di tornare
più velocemente possibile in Serie A. Il calore della gente è fantastico, per cui sono veramente contento. Ho avuto modo di sentirmi anche con il ministro Bordini, perché credo che abbia vinto il campionato anche a modo suo, proponendosi soprattutto come persona e non solo come allenatore. Questo è un aspetto importante che secondo me conta tantissimo e mi ha fatto veramente molto piacere. Poi il direttore generale, il direttore sportivo, ho collaborato con loro a Vicenza, per cui insomma ero abbastanza vicino e coinvolto nella squadra, mi ha fatto molto molto piacere. Staremo allora a vedere con un grande in bocca al lupo agli amici di Palermo. Mister, intanto io la ringrazio, mi chiedo soltanto quando la rivedremo nuovamente su una panchina del nostro calcio. Ma non lo so, questo non lo so. Io ho fatto esperienza all'estero negli ultimi anni, mi piacerebbe ancora di ripartire dopo questi anni di pandemia un po' difficili. Non mi precludo ovviamente di tornare anche nei campionati italiani, anche se stando all'estero tanto è un po' più complicato rientrare, però vedremo. Noi facciamo intanto l'in bocca al lupo, mister, davvero, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie mille a mister Fabio Viviani. Tra pochissimo allora per parlare di centrocampo e di mercato. Riparte quando sono le 13:24, apriamo nuovamente la pagina sul mercato tra un po' con il collega del Corriere dello Sport Giorgio Burredo per parlare soprattutto di quello che succede a Bologna, perché Bologna può diventare un po' il jolly di mercato per il Napoli. C'è quel Mattias Svanberg che tanto piace a Cristiano Giuntoli, che piace da tempo al DS del Napoli, seguito già dallo scorso anno, un centrocampista moderno, alto, bravo, che può giocare sia nei due sia dietro la punta, può fare anche la mezzala in un centrocampo a tre, destro-sinistro, un calciatore che ricorda per certi versi anche quello che riesce a fare Piotr Zielinski, ma soprattutto quello che riesce a fare Fabian Ruiz nel centrocampo del Napoli. E di Fabian Ruiz poi ne parleremo tra un paio di minuti con il collega Fabio Mandarini, sempre del Corriere dello Sport, che ci aiuterà a capire quanto la Premier League in questo momento è forte sul numero 8 del Napoli, che ricordiamo tra 9 giorni entrerà nel suo ultimo anno di contratto con gli azzurri, scadenza al 30 giugno del 2023, e il rinnovo è tutt'altro che vicino. Di certo i colloqui con il suo entourage non sono andati avanti nel migliore dei modi, c'è stato anche lo spauracchio di un caso Milik con un'esclusione sino al termine del contratto stesso. Noi tra un po' proveremo allora a metterci in contatto. Voi intanto scriveteci 380 127 2000 tutti i vostri messaggi, li leggiamo in diretta, anche domande se le avete per i nostri ospiti, così come se avete considerazioni invece da girarci, magari non vi convince De Lofeu, non vi convince Svanberg, non vi convince il mercato, punto e basta, come il sottoscritto, che non ce la fa più a raccontarvi tutte queste storie. Io non vedo l'ora che si torni a giocare a calcio e che si torni anche a raccontare un po' quella che è la vita del ritiro. Noi poi lo faremo a partire dai primi di luglio, manderemo il nostro Giovanni Annunziata in missione per un paio di settimane tra Di Maro e Castel di Sangro, con tanti temi, tante voci. Verremo a cercare, se ci seguirete dai ritiri del Napoli, da lì vi verremo a trovare per delle vox, anche per sentire le vostre opinioni, per sentire quello che è il vostro sentimento in un momento anche molto particolare per il Napoli, perché è un momento che vede tanti colpi di scena potersi susseguire. Poi ne parleremo anche nel corso delle prossime settimane. Voglio ricordare per gli amici che magari si sono collegati soltanto adesso, noi siamo anche in attesa di una risposta dal collega Leandro Del Gaudio del Mattino, perché secondo l'ultima ora del quotidiano napoletano, Adiel è indagato per falso in bilancio nell'affare Osimhen, è stato addirittura sequestrato il contratto del nigeriano. Quindi attenzione, attenzione davvero a quello che può succedere nel corso dei prossimi giorni, perché è un affare quello Osimhen che aveva già in qualche modo anticipato e soprattutto messo in difficoltà non solo il Napoli ma anche la Juventus nella questione delle plusvalenze. Ricorderete, caso poi archiviato senza troppe difficoltà dalla stessa FIGC e la stessa Procura Federale,
però staremo a vedere. In attesa di trovare i nostri ospiti, secondo tutto mercato web, abbiamo detto anche in apertura, l'amico Marco Conterio che ci ha spiegato al telefono prima di entrare in diretta, che il Napoli incontrerà a breve l'agente di Minja Kim, il centrale sudcoreano di proprietà del Fenerbahce, che tanto bene ha fatto l'ultima stagione, un 96, un calciatore che ha molte richieste anche in Premier League, piace anche in qualche modo ad altre squadre che sono sempre lì forti nel visionare il calciatore asiatico. Attenzione però, perché il Napoli potrebbe avere in programma non solo un semplice sondaggio esplorativo, che tra le altre cose è stato già registrato nelle ultime ore, ma anche un incontro con l'agente del sudcoreano, e quindi staremo a vedere anche qui cosa succederà per quanto riguarda il futuro della difesa del Napoli, che attende come sempre il quarto centrale. Al netto di cosa fa Koulibaly, se lascia o non lascia, c'è bisogno di un quarto centrale, il quarto centrale che dovrebbe essere Østigard. Magari non è così in dirittura d'arrivo l'affare come per esempio può sembrare quello di Deulofeu, dove le cose sono ormai già abbastanza avviate e si attende soltanto diciamo gli ultimi incastri per poi sbloccare o proprio far saltare, magari rimandare l'operazione, che è chiaro dipende anche un po' da quello che fa Dries Mertens. Però il Napoli lì invece ha bisogno di un quarto difensore centrale a priori, e che in qualche modo dovrebbe andare poi in successione di altri avvenimenti. Se non riusciamo a collegarci con Giorgio Burredo, che ci aveva anticipato era in viaggio e quindi potevamo avere qualche difficoltà, magari possiamo anche andare avanti con la nostra scaletta. Allora facciamo così, stop and go, e poi andiamo dall'amico Fabio Mandarini, che riparte quando sono le 14:30 in punto, tra pochissimo, per continuare a parlare di mercato. Se non riusciamo a contattare, come ormai penso sia così, l'amico Borredo, allora andiamo casomai da Fabio Mandarini, e casomai Giorgio poi a sua volta lo recuperiamo domani, che ci aveva anticipato, era in viaggio, quindi poteva avere qualche difficoltà, però gli avrebbe fatto comunque molto piacere intervenire e spiegarci cosa succede da Bologna sull'asse Svanberg, che ricordiamo un calciatore che piace storicamente al Napoli, calciatore che piace anche al Manchester City, perché durante il campionato lo scorso anno ci sono stati diversi incontri, alcuni emissari, osservatori del City al Dall'Ara di Bologna, per attenzionare, visionare lo svedese e anche approcciare qualche primo sondaggio esplorativo. La votazione che fa il Bologna è importante, però se non vado errato è un calciatore che è in scadenza nei prossimi anni, addirittura dovrebbe essere in scadenza nel 2023, e quindi metterebbe un po' in difficoltà il Bologna. Sì, 2023, è calciatore che rischia di mettere appunto una situazione quasi uguale a quella di Fabian Ruiz col Napoli, tra virgolette, però Svanberg poi la può vivere con il Bologna. Tra un pochissimo andiamo da Fabio Mandarini, che lo vedo già pronto al telefono arzillo con il nostro Giovanni Annunziata. Fabio, Corriere dello Sport, eccoci, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Fabio, stavamo tirando un po' le somme del mercato del Napoli, soprattutto nella fascia di centrocampo, perché al di là di Svanberg, Nandez, i tanti nomi che si stanno facendo, tutto dipende da un solo nome, quello di Fabian Ruiz. Ma io direi due, Demme anche, sì. Sono due giocatori, uno è un grande punto interrogativo, un nodo importante di mercato che ricalca un po' le situazioni vecchie di Milik, di Insigne, un po' quella di Koulibaly, e l'altro giocatore in uscita che ha chiesto la cessione, e quindi nel Napoli in questo momento funziona che se esce uno entra un altro, quindi finché non si sbloccheranno queste situazioni difficilmente entrerà qualcuno, anzi credo che sia escluso insomma l'acquisto se non c'è una cessione. La questione di Fabian Ruiz è ovviamente diversa. È un giocatore che a gennaio può vendere a parametro zero, quindi è chiaro che può diventare un'occasione, ma anche un'arma a doppio taglio, perché un club eventualmente interessato ci pensa su 10 volte prima di andare sul calciatore, considerando che a gennaio lo può vendere a zero, quindi molto giocherà la valutazione che Napoli farà di Fabian, stiamo parlando di una trentina di milioni di euro di partenza,
che poi possono diventare 25, qualche bonus, cioè, però comunque stiamo parlando di una cifra importante in un momento di mercato molto particolare, di crisi dei mercati finanziari, una situazione particolare, sono tutti in sofferenza, club, fondi, eccetera, eccetera. Quindi si vedrà. Di contro c'è questo, questo come definirlo, per Fabian sicuramente spauracchio di finire come Milik nel 2020, fermo restando che quel provvedimento preso nei confronti di Milik fu causato non soltanto dal rifiuto posto all'offerta di rinnovo che Napoli fece, ma anche a tutti i rifiuti in serie sparati, a tutte le offerte che gli venivano fatte da altri club. Quindi secondo me è ancora presto per parlare di una situazione del genere, un po' prematuro, però sicuramente il Napoli è un club che non che ha dimostrato, insomma, di non fare sconti sotto questo aspetto. Fabio, ma dovesse partire Fabian Ruiz, il Napoli come si muoverebbe? Su chi andrebbe? Andrebbe su un profilo già pronto, internazionale, qualche giocatore di spessore, oppure ripiegherebbe, tra virgolette, su un Gaetano che è già in casa da valorizzare? No, io non lo so, guarda, ti ripeto, è una fase talmente convulsa, confusa, potrebbe anche, dipende anche da che modulo vorrà adottare Spalletti, perché noi parliamo di Fabian, ma in rosa c'è anche Zielinski, che se in questo momento il Napoli dovesse giocare 4-2-3-1 volendo ipotizzare l'arrivo di De Lofeu, faticherebbe a trovare spazio in questo momento. Quindi dipende innanzitutto da quello che deciderà di fare Spalletti da un punto di vista tattico, secondo me. Di certo un centrocampista almeno arriverà, indipendentemente da Fabiano, nel momento in cui uscirà dentro. E poi, ripeto, tutto è legato a quello che deciderà di fare Spalletti da un punto di vista tattico. Potrebbe anche non essere sostituito nel ruolo, ma potrebbe essere sostituito numericamente in rosa con un esterno, un centrocampista offensivo, un trequartista, dipende. È molto presto, secondo me, per sbilanciarsi su quelle che sono le reali strategie del Napoli sul mercato. Dipende un po' tutto da quello che accadrà, soprattutto con Demme e soprattutto con Spalletti, quindi all'inizio del ritiro capiremo che tipo di inclinazione tattica avrà Spalletti in questa stagione. Per salutarci, Fabio, di certo però c'è l'interesse di Newcastle, Arsenal, Manchester United e City, questi 30 milioni richiesti poi da De Laurentiis con lo spauracchio di perderlo a zero il prossimo gennaio. Sono queste le quattro squadre che ad oggi sono quelle più presenti, almeno dall'Inghilterra, per Fabiano? Ah, sono quelle di cui abbiamo saputo richieste informazioni. Perché siamo alle informazioni, cioè l'unica squadra che ha fatto un'offerta per Fabian a gennaio è stata il Newcastle, sì, con pacchetto con Osimhen, 100 milioni di rifiutati. Adesso, ripeto, è tutto rimodulato perché il giocatore va a scadenza a gennaio, quindi uno chiede, come per Osimhen, si è informato anche il Bayern, ha saputo che costa 100 milioni, è difficile andare a fare un'operazione del genere. Cioè i giocatori del Napoli, la maggior parte dei giocatori del Napoli sono tutti alti profili, Fabian è un talento, sicuramente è un centrocampista importante, però a questi prezzi difficile, a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, anzi a sei mesi dall'acquisizione dello status parametro zero, è difficile pensare, ripeto, in un momento di grande crisi generalizzata, è difficile pensare che un club sia pronto a spendere 30 milioni. Deve essere un'occasione per tutti, altrimenti il problema resterà in casa a Napoli. Questo credo sia abbastanza certo. Anche con Milik si faceva questo tipo di valutazione all'epoca. Ricordo che la Juve arrivò ad offrire Romero, che oggi è un nazionale argentino, che l'anno scorso è stato venduto per 40 milioni al Tottenham, più 12-13 milioni, se non mi sbaglio, anche un giovane, forse Fagioli o Frabotta all'epoca, non ricordo chi fosse, il Napoli rifiutò. Quindi, ripeto, è complicato perché è complicato trattare
Napoli non si fa prendere per la gola, nonostante possa avere anche l'acqua alta che sfiori il mento, però è una società che mantiene solide le proprie posizioni, e quindi bisognerà vedere che tipo di strategia deve essere ripeto, un'occasione importante per tutti, altrimenti Fabio resterà qui. Staremo a vedere. Accade. Fabio, come sempre, grazie mille, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi, ciao ciao. Grazie mille sempre a Fabio Mandarini. Tra pochissimo, ultimo blocco di Punto Nuovo Sport Show, tra mercato e considerazioni. Che riparte, tra un po' ritroveremo e riproveremo con il collega Giorgio Burredo per parlare di Svanberg. Intanto 380 127 2000 per tutte le vostre considerazioni in questo ultimo blocco di Punto Nuovo Sport Show. Poi noi domani torniamo puntuali alle 13, non vi preoccupate, fino alle 15 sempre le nostre 2 ore di sport, sempre tante notizie, tanti approfondimenti, anche perché domani cercheremo di capire, ve lo posso annunciare già da oggi, cosa succede in casa De Laurentiis con la questione Osimhen, cosa succede soprattutto in casa Napoli, ma staremo a vedere a partire da domani. Do il ben ritrovato, come promesso, a Giorgio Burredo, Corriere dello Sport. Ciao Giorgio. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Per parlare un po' di cosa fa Mattias Svanberg, che con le debite proporzioni assomiglia molto a quello che sta vivendo il Napoli con Fabian Ruiz, un calciatore importante a scadenza del 2023, con il rinnovo che è stato messo in stand-by da tempo, con il rinnovo che adesso, arrivati un po' con l'acqua alla gola, non decolla, e con tante squadre pronte ad approfittarne. Sì, esattamente questa è la situazione per un calciatore che per il Bologna è stato determinante, soprattutto nell'ultima stagione. Ha fatto un percorso di crescita molto importante, sembrava, se ne è parlato per molto tempo, ma in quest'annata, di un rinnovo che era necessario, no? Per poter gestire le trattative del giocatore in maniera tranquilla e anche proficua per il Bologna. In realtà insomma siamo ormai siamo in estate e questo rinnovo ormai è evidente che non ci sarà, e quindi il calciatore è indirizzato verso altre situazioni. Napoli è sicuramente peraltro una piazza interessata al calciatore, che può e vuole, vorrebbe fare il salto di qualità in una big. Sicuramente Napoli insomma è una piazza che potrebbe essere adatta anche alle sue ambizioni. Parlando di salto di qualità, il Napoli è stato vicino, è stato più che altro a fare un sondaggio per Ichi, che veramente ha fatto un campionato strepitoso. Già l'anno scorso si iniziava a intravedere qualcosa, ma il Napoli adesso è andato su Olivera. Su Ichi chi c'è adesso? Su Ichi continua a esserci la Premier, che peraltro anche potrebbe essere un orizzonte anche per Svanberg. La Premier è l'orizzonte primo per Ichi, con l'Arsenal in testa, in pole, per cercare di accaparrarselo. È chiaro che anche lì, come fu l'anno scorso per Tomiyasu, che Bologna aspettò fino all'ultimo per la cessione, per cercare di incassare il più possibile, sì, Bologna cercherà anche per Ichi insomma di tirare il prezzo superando i 20 milioni. Cosa che invece con Svanberg non potrà fare, proprio per i motivi che ci siamo detti prima legati al contratto. Però ecco, sicuramente le sirene inglesi sono quelle che più sembrano attirare Ichi e lo stesso Svanberg. Vedremo, questa è una questione delicata, perché insomma anche pochi milioni, una minima differenza di prezzo potrebbe insomma far cambiare le cose. Quanto è plausibile uno scenario che vede il Napoli attendere, magari vedere anche evolversi in maniera negativa le situazioni relative a Fabian Ruiz, accettare il colpo, incassarlo, magari riuscire a cederlo storto morto anche nel corso di questa sessione, e andare poi all-in su un profilo come Svanberg, che per anagrafe, per anche volontà di crescita, sarebbe un profilo che rientrerebbe nel Napoli anche per parametri economici? Sì, diciamo che il mercato ha queste tipologie di attese, e ci sono situazioni come per esempio queste dove in fondo sembrano avere un pochino le mani legate, comunque margini di manovra molto limitati.
Certo, il profilo Svanberg a Napoli potrebbe essere una soluzione interessante, perché è un giocatore che nel corso di queste annate a Bologna ha fatto un percorso di crescita, un salto di qualità, secondo me davvero davvero strepitoso. È un giocatore esplosivo, che sa inserirsi, forse ancora deve migliorare il feeling con la porta, con il gol, però ha nelle sue potenzialità anche quel dato di crescita, quel fattore di crescita. Però ecco, è chiaro che adesso dipende, è un fattore secondo me anche un pochino di attesa, vedremo l'evolversi del mercato, però ecco, certamente con una cifra congrua, con una con la giusta trattativa, la giusta attesa, anche il profilo di Svanberg potrebbe essere, potrebbe prendere la direzione di Napoli. Nel prossimo ritiro del Napoli, che inizierà il 9 luglio, ci saranno due giocatori, tra virgolette, in prova. Si tratta di Gaetano e Zerbin, che se non convinceranno fino in fondo, soprattutto Zerbin più che Gaetano, se non convinceranno fino in fondo, saranno dati in prestito, saranno girati in prestito in Serie A. Non sarà più Serie B per loro, sono pronti per questo passo in avanti. Ma il Bologna sta iniziando a pensare a due giocatori che quest'anno si sono messi in mostra fortemente? Ma il mercato del Bologna è un mercato quest'anno molto particolare, intanto per l'arrivo di Sartori, che come sappiamo vuole portare questo suo famoso metodo che ha reso grande Chievo prima e Atalanta poi. Però Bologna è una piazza che deve confrontarsi spesso con dei budget limitati o addirittura con assenza di budget, per cui insomma molto dipenderà più dalle cessioni. Si discute molto di una possibile uscita di Arnautovic, che invece è un po' il perno, un po' il fiore all'occhiello, no, della rosa rosso-blu, e diciamo che anche queste voci sembrano essere smentite poi da una forte da un forte contrasto della dirigenza, che invece vuole tenerlo qui. Per il resto bisognerà capire un po' come si muoveranno le uscite, non ultima quella di Svanberg, ma sicuramente quella principale, quella di Ikine, di cui abbiamo parlato poco fa. Da quel tipo di uscita, con quei tipi di milioni, il Bologna poi insomma comincerà a valutare delle entrate, però ecco, per ora piste particolari non sembrano esserci. Giorgio, grazie mille, buon lavoro, alla prossima anche con te. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, ciao. Grazie mille a Giorgio Burredo del Corriere dello Sport da Bologna, che ci ha dato qualche importante novità, soprattutto sull'asse Matthias Svanberg. Ultimo giro di considerazioni, tra un po' lo faremo con l'amico e il direttore di TGRAI Campania, Antonello Perillo, perché ci sono anche tante considerazioni da fare, non solo sul mercato ma anche su quello che ci sarà nell'avvenire del Napoli, tante considerazioni relative anche a quello che può essere il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis, il rapporto tra De Laurentiis e la piazza, tante davvero le incognite che nel corso dell'estate poi andranno affrontate, nell'attesa anche che si torni a parlare finalmente di calcio, appena prenderanno il via i ritiri estivi del Napoli a partire da Di Mauro Folgari ed è poi quello di Castel di Sangro. Ne continuiamo a parlare, ed è sempre un piacere farlo con l'amico Antonello Perillo, direttore, eccoci, buongiorno. Grazie a te, grazie a tutti voi per avermi voluto insieme a voi in questo momento. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Antonello, parto da una considerazione facile. Quanto è difficile perdere anche Mertens e Koulibaly? Cioè, quanto ti fa paura da tifoso del Napoli e poi anche da addetto ai lavori? È sempre un salto nel buio quando si perdono i grandi giocatori, su questo non si discute. E detto questo, devo anche dire, faccio due considerazioni. La prima, che il Napoli alla fine ha sempre dimostrato negli anni della gestione di De Laurentiis di essere competitivo. Io credo non ci sia stata una stagione in cui il Napoli non sia stato competitivo, tranne qualche momento difficile come il secondo anno di Ancelotti, che comunque poi è finito con la vittoria della Coppa Italia, va dato atto a Gattuso di essere riuscito a rimettere in piedi, a rimettere insieme i cocci di quella situazione e addirittura a portare comunque un trofeo che arricchì la nostra bacheca. La seconda considerazione vuole essere una battuta, per carità, però spesso le battute nascondono delle verità, nel senso, il Napoli è andato avanti anche senza Maradona.
come è normale che sia, la vita va sempre avanti. È chiaro che io mi auguro ancora adesso che ci siano i margini e si possa trovare un'intesa per il rinnovo di tutti e due i giocatori, soprattutto Koulibaly, se posso dire la mia. Io amo tantissimo Mertens, a me dispiace vedere Mertens andare via, però è un giocatore che ha 35 anni, quindi è, diciamo, se non va via quest'anno probabilmente sarà l'anno prossimo, comunque è a fine proprio carriera. Koulibaly può dare ancora tantissimo. Per Mertens mi dispiace se se ne va, e mi dispiace anche il modo, perché vuol dire che non si è riuscito a trovare un accordo per farlo restare fino all'ultima sua partita con la maglia azzurra. Però insomma confido nel Napoli che se vanno via questi giocatori in qualche modo la squadra resterà competitiva. Direttore De Laurentiis, non so se hai visto l'ultima ora, indagato per falso in bilancio nell'affare Osimhen. Come credi che andrà a finire questa situazione? Io davvero non ho idea, non mi permetto di dire, perché c'è un'inchiesta e quindi l'inchiesta deve andare avanti e sicuramente andrà avanti come dovrà andare. Io posso immaginare che Napoli abbia operato con correttezza, evidentemente c'è qualcosa sui quali comunque i magistrati hanno ritenuto di dover accendere i loro riflettori. La giustizia sportiva, per la verità, ha assolto il Napoli, giusto per questa vicenda, quindi diamo fiducia, come si dice in questo caso, all'operato della magistratura. Vedremo anche quelle che saranno le prime reazioni, se ci saranno delle dichiarazioni da parte del presidente del suo entourage, ma insomma io, più di registrare i fatti e di seguirli, penso in questo momento non abbiamo altri strumenti, sinceramente io non so cosa ci sia in quelle carte. Tornando su temi un po' più leggeri, quanto invece c'è da preoccuparsi sull'asse Spalletti De Laurentiis? Perché Antonello, tu che ne hai viste, ne hai raccontate di tutti i colori e di tante nel corso della tua carriera, le parole di Spalletti dalla sua festa a me sono suonate come dei paletti messi lì, belli fermi, nonostante poi le necessità economiche del Napoli e dei piani economici De Laurentiis. Però il portiere deve saper giocare coi piedi, quindi Ospina, se resta è meglio, Koulibaly deve restare, questa squadra merita una formazione che sappia prendersi le responsabilità che vuole la piazza e quindi giocare per lo scudetto. Ci aspettiamo un secondo anno turbolento o si va verso un rapporto nuovamente da luna di miele tra Spalletti e De Laurentiis? Bisogna vedere che succede, nel senso che io sono per la chiarezza nei rapporti. Immagino che il presidente e allenatore avranno parlato assieme al direttore sportivo prima dell'avventura, diciamo, dell'inizio di questa sessione nuova di calciomercato, che tra l'altro è una sessione molto particolare, perché il presidente non ha nascosto, lo sappiamo tutti, che c'è la necessità di ridurre il monte ingaggi e quindi ci potrebbero essere delle scelte anche sofferte, dolorose, come già in effetti è accaduto con Insigne, che se n'è dovuto andare. Adesso io posso dire che forse c'è un difetto di comunicazione, ma di comunicazione tra i due e anche verso il pubblico, nel senso De Laurentiis ha parlato chiaramente che allestirà un Napoli da scudetto. La risposta di Spalletti è arrivata l'altra sera e io credo che Spalletti si sia un po' preoccupato nel sentire quelle dichiarazioni di De Laurentiis. Ma preoccupato perché? Caliamoci un attimo nell'animo di Spalletti. Spalletti, allenatore di grande esperienza, navigato tutto quello che vogliamo, che è vero, è arrivato a Napoli, comunque ha portato il Napoli in Champions League, cosa molto importante, che era l'obiettivo principale. Si è trovato travolto in una bufera, perché la tifoseria azzurra in gran parte ha preso male, non si è accontentata di questa qualificazione in Champions, perché per un'altra volta, un altro anno, l'ennesima volta aveva assaporato la possibilità di uno scudetto che è svanita all'improvviso. È stata l'occasione dell'ora o mai più? Io non so se è stata l'occasione dell'ora o mai più, io dico solo che Spalletti probabilmente adesso dirà a se stesso, se il presidente stesso ha detto che noi dobbiamo lottare per lo scudetto, la tifoseria se la prenderà con me, se non riuscirò assieme alla squadra, assieme ai ragazzi, a mettere a segno questo, almeno arrivare, insomma, a giocare fino all'ultimo.
Io questo credo che sia il problema, per cui Spalletti ha cominciato a dire un momento, aspettate, perché arrivare tra le prime quattro sarà difficilissime, difficilissimo. Però io credo che sia più un difetto di comunicazione all'interno della società, cioè insomma io non sono nessuno per dare dei consigli a De Laurentiis, sono solo un cronista che da quando ero ragazzo, ora compio 61 anni, seguo anche le vicissitudini del Napoli, però non mi permetto di dare consigli, dico solo che do per scontato che allenatore e presidente si chiariscano su questo punto. Però da qui a pensare, come ho letto da qualche parte, che addirittura Spalletti possa dimettersi o che De Laurentiis possa addirittura arrivare a una clamorosa rottura con l'allenatore, mi sembra veramente troppo. No, anche perché no. Torno a dire quello che dicevo prima, molto probabilmente Napoli perderà, potrebbe perdere, poi non è detto, qualche pezzo pregiato. In particolare le preoccupazioni sono per Koulibaly e Mertens, ma sono convinto che poi sarà pronto per rimediare sul mercato in qualche modo. Certo, una squadra da scudetto, questo è difficile dirlo, perché l'Inter, se fa quella linea d'attacco lì, Lautaro, Dybala, Lukaku, è veramente spaventosa. Non sarà mai all'altezza della magica Maradona, Giordano Carezza o Giordano Carnevale, ma non lo dico perché sono napoletano, lo dico perché è un dato di fatto, quella era inarrivabile, però è una linea d'attacco spaventosa, cioè letteralmente spaventosa. Il Milan comunque ha trovato sicurezza, ha vinto lo scudetto, credo che dei movimenti intelligenti li sta già facendo sul mercato. La Juve è sempre la Juve, per cui insomma voglio dire non sarà facile restare lì, però il Napoli ha il dovere di provarci, primo lo ha detto, è stato poi il presidente a dire. Direttore, velocemente, a ti piace Nandez? Sì, è sicuramente un buon giocatore, poi sono tanti buoni giocatori accostati al Napoli. Anche lì io non ho capito se Spalletti veramente ha detto, perché io poi non ho trovato dei virgolettati, ma posso aver sbagliato io, su De Lofeu, che non andrebbe bene per il suo gioco. A me onestamente sembrerebbe strano, non so, perché De Lofeu è un gran bel giocatore, ma perché poi per me è una qualità, insomma, non dico unica, però sicuramente rara. Può giocare in tutti i ruoli d'attacco, lo puoi mettere per capirci a posto di Politano, a posto di Insigne, lo puoi mettere a posto di Mertens, a posto addirittura in emergenza di Osimhen, nel senso, oppure provare qualche volta a farlo giocare come prima punta o come falso 9, che so. È un giocatore che tecnicamente è importante e mi sembra strano. Invece sul portiere, tu prima hai però detto una cosa. Antonello, io ti devo chiedere scusa perché siamo praticamente in chiusura. Conosci i tempi della radio che sono tiranni. Hai ragione. Ti mando un grande abbraccio, sì. Un grande buon lavoro, poi ci sentiamo alla prossima. Grazie Antonello. Sempre, grazie mille al grande Antonello Perillo. 20 secondi, giusto il tempo per salutare Giovanni Annunziata. Grazie a tutti. E per salutare voi amiche e amici di Radio Punto Nuovo, vi ricordo che Punto Nuovo Sport Show torna domani puntuale alle 13 fino alle 15, i nostri due di sport. Io vi lascio la buona musica di Radio Punto Nuovo ad Alessandro Montano. È davvero tutto, appuntamento a domani. Ciao!